Buongiorno. Raga, sapete che davanti a casa mia c'è proprio un tipo che sta facendo i lavori nuovi. Un ragazzo. Vedete? Ogni volta che si gira c'è paura che ci incrociamo gli sguardi, c'è un'ansia. Oggi ho fatto strafatica a svegliarmi, eppure ieri sera non ho fatto niente, ieri sera non sono andata a ballare apposta perché... Basta. Stop. Stop. Non sono andata a ballare, sono arrivata a casa, sono comunque andata a dormire alle 4:30 perché ho guardato Umbrella Academy. L'avete visto? Molto carino. Poi io me ne mangio le serie TV. No, raga, che ridere, ci vedo proprio in front off. Oggi alle 2:30, alle, no, alle 3:30 c'ho l'evento alla Rinascente. Che vergogna. Non so se un po' oggi capirò se è una cosa che è fattibile oppure preferisco ammazzarmi piuttosto che andare in un posto pieno di persone. No, scherzo, sono contenta perché forse è l'occasione per beccare qualcuno che non becco mai. Però io sono timida, non so se sono in grado, perché prima ero piccola, cioè fare le cose in centri commerciali era funny. Ora sono grande, forse mi vergogno. Però no, dai. No, oggi secondo me va bene. Ho deciso cosa mettermi, pronta per oggi. Sì, dai. Sì, sono un po'. Cioè, speriamo vada tutto bene. Non le faccio mai queste cose. Venite a farmi un po' di compagnia, almeno mi vergogno meno. Venite a parlarmi amichevolmente così sono chill come se ci fossero i miei amici. Ho visto la diretta. Sì, ho visto le ispezioni di Anna ieri in diretta. Che taglio. Ma in realtà lo sapevate anche voi, eh. Cioè, non so se tutti stanno capendo, però. E ciao, mia madre mi ha portato una brioche vuota. Oddio, che piccolo, sì, nella mia cameretta. Oggi pensavo di mettermi una camicia, ti sei appena svegliata da poco. Una camicia, quella corta, crop top. E le mutande di Balenciaga. Ho paura che mi rompe, che mi rompono le palle perché di solito ti devi vestire no brand. Però, cioè, dai, Balenciaga non è competitor di nessuno alla fine. Cioè, Balenciaga. Boh, speriamo. Anche perché me ne voglio mettere. O forse potrei chiedere, potrei fare di testa mia, non lo so. No, me ne metto comunque. E voi come state? A posto? Ho il filtro, fidati, non vuoi che lo tolgo. Ciao! Ciao Leonora. Tra l'altro mi hanno detto di fare la base. Quindi dopo farò la base. Dov'è Green? A casa sua. Ciao Iris. Come stai? Ah, comunque sei rinascente oggi, sì. Potete venire pure se siete minorenni, maggiorenni, vecchi. Anzi, vecchi meglio. Poi dopo, appena finiamo l'evento, andiamo da Dior. Che io voglio una borsa. Anche i papà possono venire solamente. No. Cioè, sì, però cambiamo discorso. Sì, io farmi da bodyguard. Le lol dietro, sì, io non ce la faccio più. Cioè, mia sorella vive di queste cose. Non fare un cazzo la mattina, svegliarsi alle 11, bello. Sì, dai, ci sta. Anche sabato, poi dovrei studiare in realtà perché non riesco a beccarti.
Ma io vivo un po' nell'ombra, cioè io entro nell'aula, vado in fondo, c'è sempre il cappuccio, cioè sono un po' invisibile. Comunque ho letto un messaggio, vieni all'hold. All'hold ieri ha chiuso l'estivo, vero? Mi fa cagare sta brioche comunque. Ma dove l'hai presa? Il bar è quello sotto, perché sono andata lì. Ah, quello solito, Molise. Parevo, buona. Anche No. a me piace quella lì. Chiudi la tenda. No, veramente, ce l'ho proprio in faccia. Dopo lo saluto. Che palle. Che palle. Allora devo fare di più se ti riguardi tutte le serie che dobbiamo preparare con voi. Lo faccio pochissimo. Comunque, alla fine, no, nessuno l'avrà visto, però io avevo fatto un TikTok dove dicevo che avevo scazzato con una mia amica perché mi aveva detto che non ce l'avrei fatta a superare statistica. Allora l'ho sbloccato. E poi, cioè, mi avete scritto hai torto, stavo scherzando. Allora, ho fatto pace, capito che ho sbagliato. Oh, dimmi se ho sbagliato, ma praticamente qualche giorno fa stavo studiando statistica e faccio una storia che stavo studiando statistica. Una mia amica stretta, che poi ti dico chi è adesso sul live. Una mia amica stretta mi scrive, cioè stretta abbastanza, cioè tu la conosci, mi dice che puoi copiare a statistica? E io dico no. E lei mi fa, e come fai? E io dico, boh, studio. E lei fa, ma è impossibile. E io faccio, scusa perché? E lei fa, se riesci a passarlo in 10 giorni, cambi le regole del mondo. Ma cosa sono, un ignorante? E Magari io gli ho sì. detto, scusa, mi stai dando fastidio, cioè se studio lo passo, fine. E lei mi ha risposto, innanzitutto stai calma, è solo che secondo me è impossibile passare statistica in 10 giorni. Ho Forse si riferisce che è difficile, capito, però e io ho sono di. sbroccato, perché comunque, cioè, io sto studiando, sono con Sì, l'ansia, certo. ma che Un po' cazzo di ti messaggi sono? Ma come condiziona. cazzo fai? È impossibile, a parte che, sincero, l'ho fatta 2 giorni, già ho finito il programma, ma poi, che cazzo di richiesta? Ma non è che sono tutti al tuo livello, Ma dai, vabbè, ma mi ha dato troppo fastidio, ci cioè, ho proprio scazzato. E quindi poi ho messo lo screen vabbè, e loro mi hanno detto: hai sbagliato perché era ironica. Era ironica. Io sono con l'ansia, la prescia che sto studiando mattina e sera. Questa mi scrive: è impossibile che ce la fai. Se ce la fai, cambi le regole del mondo. Come se superare statistica è la cosa più impossibile che io possa fare, capito? Mi sono sentita tipo: sì, vabbè, sei un idiota, è impossibile che No, lo vabbè, non passi. era questo però l'intesa, secondo me. Era proprio ironico, come dire, è difficile se wow, sei brava se riesci. Però ti posso dare un po' di cremina da mettere lì sopra? Sì. Pericolino. Ma no, non è Anna, un'altra mia amica, ma ci ho già fatto pace, cioè è una cagata, però mi ha fatto, cioè, mi ha dato fastidio. Finito qua, eh? Raga, ieri con Simon. Finito? Ciao, mamma! Siamo andati in un ristorante giapponese No, buonissimo. stavo facendo la pausa. Il Ma adesso sushi devi. giapponese, Adesso cioè devo andare. non era sushi,